Bene, amici sportivi appassionati di calcio, collegati con il Ferdinando Lombardo di Castel Termini, nona giornata, campionato di eccellenza, Atletico Campofranco Terrasini, ovvero la squadra giallorossa contro l'ultima della classe per ritornare a sognare, a farvi questa telecronaca, sottoscritto Flavio Nicastro, aiutato da Emanuela Longi. Siamo contenti di avere Emanuela Longi, così impreziosirà questa web cronaca sulla web tv del pallone, www.palloneweb.tv, naturalmente con tutto lo staff presente. Siamo contenti di regalarvi le emozioni che spero Campofranco e Terrasini regaleranno. Avete visto il minuto di silenzio osservato per le vittime dell'alluvione in Liguria, ovvero a Genova, anche a Napoli. Effettivamente mi ricorda Emanuele, tutto è pronto, palla al centro del campo. Noi abbiamo il dito vicino al cronometro per attivare anche noi appunto il cronometro per questa partita che si prevede emozionante. Partiti, diamo subito le formazioni e poi vediamo con Emanuele di vedere che partita sarà. Allora Campofranco che schiera Di Martino e per lui è l'esordio. Cagnoto, Nicolas Monreale, Di Leo, Alderuccio, Provenzano, Panepinto, Privitera, Messina, Cordaro e Restivo. In panchina mister Mutolo porta con sé, sempre vivo, Ardizzone, Vincenzo Mazzara, Giovanni Monreale, Mineo, Lombardo e Polito. Il Terrasini invece risponde con Biondo, Polizzi, Castiglione, Scalia, Guida, Di Giuseppe, Laimo, Bono, Sette Casi, Bomarito e Parisi. Allenatore Oddo porta con sé Enea, Serro, Italiano, Napoli, Spatoliatori e D'Amico. A dirigere questa gara il signor Pietro Bennici di Agrigento, coadiuvato da Roberto Drago e Federico Principato, entrambi di Agrigento, quindi terna tutta agrigentini per questa partita che dovrebbe sancire il riscatto del Campofranco dopo la prova di San Cataldo, che l'ha vista sconfitta per ben 3-1. Emanuele, una partita che sicuramente il Campofranco la fa da padrona, comunque il Campofranco che deve essere la favorita d'obbligo in questo match appunto con l'ultima della classe. Beh, sicuramente attenzione, perché qui c'è subito il Campofranco in avanti. No, niente, comunque riparte il Terrasini, dicevo. Questa sicuramente dicevi, tanta voglia di riscatto dopo la caduta col San Cataldo, che sicuramente non è stata una cosa positiva. Il Campofranco quindi ha voglia di riscattarsi, ma anche tanta voglia di vendetta nei confronti di questo Terrasini, che l'anno scorso ha eliminato questo Campofranco, un ottimo Campofranco l'anno scorso, è caduto proprio col Terrasini dalla Coppa, diciamo, per quanto riguarda la Coppa Italia.
I sogni campofranghesi dopo un'ottima stagione si sono imbrandi proprio contro lo stesso Terrasini, quindi voglia di riscatto e voglia di vendetta. Come dicevi tu, Terrasini ultimo in classifica, Campofranco piazzato sicuramente meglio. Ancora è difficile, diciamo, tirare le somme su quelli che potrebbero essere gli obiettivi di questo campionato. Una cosa è certa, il Campofranco oggi vuoi un po' per il fatto che giochi in casa, anche se in casa relativamente, perché non si gioca a Campofranco, è favorito. Pane Pinto intanto, prima occasione per il Campofranco, nulla da fare però. Difensore del Terrasini riesce a mandare il pallone in fallo laterale, già battuto, restivo, manovra con Cordaro, siamo sulla parte sinistra. Riparte però il Terrasini con il numero 9, 7 casi. Derrotta l'occasione da parte dei palermitani. Cosimo Pane Pinto adesso, Pane Pinto per Mariano Cordaro. Mariano Cordaro alla meglio con fronte del suo avversario diretto. Fischia l'arbitro. È detto bene, Campofranco Terrasini, due delle squadre protagoniste dello scorso campionato di promozione. Entrambe poi sono riuscite a vincere appunto il campionato, ovvero il Campofranco sinceramente l'ha vinto di diritto. Il Terrasini si è conquistato la promozione grazie al successo in Coppa, che come al solito quindi ha liberato quel posto ambito per l'eccellenza. Quindi scontro tra matricole, ma nello stesso tempo scontro che tra due squadre che appunto l'anno scorso hanno ben figurato nel torneo di promozione. Nicolas Morreale che rientra dopo la squalifica di due giornate. Provenzano per Alderuccio, nuovamente la palla per Provenzano. Mariano Cordaro, fa buona guardia Mariano Cordaro, serve primi tira di prima per Restivo ancora Alderuccio. Campofranco quindi che ha tanta voglia di far bene, soprattutto che non può permettersi passi falsi, anche perché ha l'ultima della classe. Campofranco che ha tanta voglia di fare bene, ma soprattutto ha tante possibilità oggi di fare bene. Diciamo una partita, diciamo, benedetta da quello che è il bel tempo oggi. Si prevedeva, diciamo, pioggia, un gelo nuvoloso, invece diciamo oggi sembrano esserci tutti gli ingredienti per vedere una bella partita. Dicevi tu, due matricole, due neopromosse, il Campofranco che comunque sta dimostrando ancora una volta di essere una squadra all'altezza di quella che è la sfida che è chiamata a compiere. Terrasini finora ha iniziato peggio. Sicuramente non solo Campofranco, come dicevamo prima, con tanta voglia di riscatto, anche lo stesso Terrasini vuole dimostrare di meritare la categoria superiore, la categoria in cui si trova a giocare in questo momento. Assolutamente sì, il Terrasini che deve dare senso alla propria stagione, visto che in 8 gare ha conquistato solamente 3 punti che la vedono rilevata appunto all'ultimo posto in classifica. Quindi la squadra palermitana deve far di tutto, ecco, per conquistare almeno un buon risultato qui al Ferdinando Lombardo. Ma di contro abbiamo detto che c'è un Campofranco desideroso e voglioso di ottenere l'intera posta in palio. Messina intanto, Messina per Privitera. Niente, dicevo che fra l'altro abbiamo anche la possibilità di aggiornarvi sui risultati della Polisportiva Sutera. Polisportiva Sutera che oggi si trova a giocare fuori casa con il Real Suttano. Real Suttano prima in classifica con 12 punti, il Sutera con 10, una vittoria vorrebbe dire il sorpasso. Sutera che comunque finora si è fatto valere moltissimo in seconda categoria, sicuramente diciamo non ci si aspettava un avvio così da parte della squadra suterese. Partita importantissima oggi quella per il Sutera, in cui comunque si potranno cominciare a tirare le prime somme anche lì. Bene, quindi un servizio aggiuntivo, ovvero quello proprio di dare in diretta i risultati del Sutera. Dando i tifosi acclamano Di Martino, che come abbiamo detto è all'esordio nel torneo di eccellenza proprio con il Campofranco. Giovanissimo Di Martino, che già si è guadagnato i primi applausi del pubblico giallorosso. Gioco fermo intanto. Sul pallone c'è Cagnoto. Anche per lui la prima partita dall'inizio. Il numero 2 del Campofranco che sta per battere questa rimessa. Quando siamo giunti al settimo minuto di gioco, risultato ancora fermo naturalmente sullo 0-0 tra Campofranco e Terrasini. Si sta perdendo tanto tempo però per battere questa rimessa. Finalmente l'arbitro decide di fischiare Alderuccio.
pizzica di testa Mariano Cordaro, pare vinto in area da solo, fermato offside che molto probabilmente c'era, possiamo dirlo. Sì, sembrava esserci questo fuorigioco, però diciamo il Campofranco che sicuramente ha capito come deve affrontare questa partita, una squadra per lo più offensiva, diciamo forse vorrebbe provare a mettere al sicuro subito il risultato il Campofranco, vorrebbe provare comunque a passare in vantaggio, infatti adesso prova a ripartire, non ci riesce, palla messa fuori dalla metà del campo, può provare a ripartire adesso il Terrasini. Può provare a ripartire il Terrasini con il numero 10 Bommarito, ma già è fermato in fallo laterale che sta per essere battuto da Sette Casi. Nuovamente per Bommarito, Sette Casi, ha davanti a sé Nicolas Monreale, il numero 9 che continua ad avere il possesso del pallone, la mette in mezzo lì dove c'è però Cagnotto che di testa fa terminare la palla fuori. Già battuta questa rimessa, palla che si trova proprio in aria del Campofranco, tiro senza troppe pretese da parte del giocatore, se non sbaglio Bono, del Terrasini. Un Campofranco che gioca con la classica casacca rossa con le strisce gialle, mentre il Terrasini c'ha una maglia blu con anche qui le strisce gialle, pantaloncini totalmente blu. Fallo intanto a centrocampo. Stavo dicendo quindi che il Campofranco vuole veramente, l'ha detto anche in settimana, far sua l'intera posta in palio, però bisogna dire che il Terrasini non è venuto qui per fare la vittima predestinata, così come si è detto appunto nell'ambiente palermitano, quindi vuole assolutamente uscire con risultato di prestigio. Dobbiamo dire che il Ferdinando Lombardo ha già dato, diciamo, i natali all'esordio del Campofranco con il Mazzara, con l'allora ex capolista, ha regalato una partita strepitosa. Attenzione intanto, una partita strepitosa del Campofranco che è riuscito a vincere 4-1. Quindi questa è la seconda uscita della squadra giallorossa in quel di Castel Termini e naturalmente ci auguriamo che il terreno agrigentino possa portare bene alle sorti del Campofranco. Sì, speriamo. Ancora un'altra azione, il Campofranco prova a rendersi pericoloso, protegge la palla, guadagna niente da fare, una rimessa dal fondo per il Terrasini, buona la chiusura del difensore. Dicevamo, sì, speriamo che la possibilità di giocare in casa giovi al Campofranco. Ancora una volta l'Atletico Campofranco chiama, i sostenitori della squadra hanno risposto benissimo, c'è stata un'ultima risposta da parte appunto del pubblico campofranchese, spalti diciamo completamente pieni, almeno da parte dei sostenitori del Campofranco, stessa cosa non si può dire di quelli del Terrasini, sarà anche un po' la distanza sicuramente, ha messo in difficoltà i sostenitori che non hanno seguito bene la squadra. È stata intanto un'involata di sette casi, fermato però il giocatore in calcio d'angolo dalla retroguardia giallorossa. Si fanno sentire pure i tamburi dei tifosi giallorossi, come al solito numerosi a seguire la propria squadra sia in casa che in trasferta. Battuto già il calcio d'angolo, sette casi, il tiro che è quasi un tiro cross che non regala nulla di buono per la squadra palermitana. Si ribatterà quindi con una rimessa affidata a Di Martino. Di Martino, riparte quindi nuovamente il Campofranco, palla giocata alla metà del campo e ancora una volta l'anticipo, prova a attaccare il Campofranco, come dicevamo sicuramente un Campofranco più offensivo oggi di questo Terrasini, però entrambe le squadre diciamo si stanno studiando in questa prima fase del match, vediamo quale sarà la prima squadra ad osare. Restivo sbaglia il passaggio che intendeva servire Privitera, nulla da fare però per la squadra palermitana che era entrata nel possesso della sfera solo per una frazione di secondo. Alderuccio intanto, Provenzano, ancora Provenzano per Alderuccio, lancio per Ferdinando Di Leo deve servire Messina, anticipato però il giocatore Ussomelese. Prova a ripartire nuovamente il Terrasini con sette casi,
Buono l'idea per il Bono. La palla che anche qui un tiro cross da parte del giocatore palermitano, nulla da fare, si ripartirà con una rimessa. Possiamo dire che i ritmi fino adesso non sono ritmi elevati, così come Campofranco ci aveva abituato fin dalle primissime partite di campionato, ha sempre avuto questo leitmotiv, ovvero questa possibilità di iniziare le partite con ritmi elevati. Oggi è un pochettino così, più pacato, forse perché solamente sta studiando l'avversario, un avversario che, ripeto, rispetto alla classifica comunque bisogna prendere con le mani. Messina intanto, Messina entra in aria, la mette in mezzo, attenzione però, Biondo arriva con tranquillità, un avversario quindi, ripeto, che comunque bisogna prendere con le molle, bisogna in questi casi, quanto è importante appunto in questi casi dimenticare che l'avversario di turno si chiama Terrasini e che si trova relegato nell'ultima posizione. Guarda Flavio, il pallone come si suol dire è rotondo, per cui nessuna squadra va sottovalutato, un bravo allenatore lo sa, sono sicuro che Mutolo abbia preparato al meglio questa partita. Sicuramente un'altra cosa da dire è quello che è il copione che si sta vedendo finora, un Campofranco che attacca e il Terrasini che si difende finora benissimo e prova a ripartire in contropiede. Poco fa avevamo visto infatti un ottimo contropiede del Terrasini, ancora un anticipo, nulla da fare. Come dicevo, Terrasini che poi prova sempre a partire in contropiede, Campofranco e difensore del Campofranco comunque sono bravi a rientrare in velocità, finora non hanno concesso diciamo nessuna azione pericolosa al Terrasini. Di Giuseppe che intendeva servire il proprio compagno Bono, ma il traversone lungo è già preda di Martino. Siamo giunti con esattezza al 14° minuto di gioco di questo primo tempo, nona giornata di campionato, Campofranco Terrasini. Ancora il risultato è sullo 0-0. Cagnotto sbaglia, regala il pallone a Parise, bisogna stare attenti perché per poco la sfera poteva giungere a sette case, sarebbe stata un'occasione importante per la squadra palermitana, perché sette casi poi poteva essere a tu per tu con Di Martino, quindi bisogna assolutamente evitare cali di concentrazione. E tra l'altro è quello che proprio sia il presidente Mazzara sia Corrado Mutolo hanno detto in questa settimana, evitare cali di concentrazione. Questo è il messaggio appunto che presidente e tecnico hanno voluto far passare in questa settimana. Così come diceva poco fa Emanuele Longi, bisogna veramente dimenticare che l'avversario di turno è relegato nell'ultima posizione, perché poi queste sono le partite che possono dare fastidio e possono lasciare poi contraccolpi importanti. Ecco, una cosa è perdere con una squadra che è risaputo essere o comunque avere un organico superiore, una cosa è perdere con una squadra che invece è risaputo avere un organico inferiore. Emanuele? Sì, sicuramente, anche perché diciamo adesso in questi ultimi minuti il Campofranco sembra diciamo commettere diversi errori che appunto non sono errori che siamo soliti vedere da una squadra del genere. Per cui sicuramente la concentrazione deve essere tenuta alta, perché una squadra come il Terrasini, queste partite diciamo alle volte può anche succedere così, che se la squadra ospite riesce a passare in vantaggio e poi decide di chiudersi in difesa, poi magari alle volte trovare il pareggio risulta difficile. Ancora una volta il Terrasini ha l'opportunità di ripartire dalla propria metà campo, cerca diciamo Campofranco diciamo che vorrebbe un gioco più veloce, Terrasini più tranquillo, probabilmente ecco Terrasini, sì, anch'essa alla ricerca dei tre punti, ma sicuramente un pareggio gioverebbe di più alla squadra ospite oggi. Quindi riparte nuovamente il Terrasini con sette casi, tiene palla, la gioca in avanti, bello il lancio, piazzata bene la difesa del Campofranco, che adesso può ripartire, lo fa con questo lancio lungo, Cordaro che non riesce ad agganciare, anticipato Cordaro. Rimessa laterale, lasciata al compagno, si avanza Cordaro, Campofranco che adesso proverà a costruire un'altra azione pericolosa con Messina che tiene palla, il contrasto, nulla da fare, può ripartire. Sarà attenzione, un calcio di punizione per il Campofranco, lascio la parola a Flavio. Sì, l'Agregas, andando, arriva la notizia che l'Agregas sta perdendo 2-0 con l'Alcamo, quindi la capolista fino adesso indiscussa di questo torneo è già sotto 2-0 contro l'Alcamo di Ciaramella.
Calcio di punizione intanto, ritorniamo a parlare di Campofranco. Terrasini con questa punizione che molto probabilmente sta per essere battuta da Gioacchino Privitera. Botta di Gioacchino Privitera! Questa sì che è una bella punizione. Tiro tagliato che comunque ha trovato Biondo preparato. Buona la risposta di Biondo. Dando c'è calcio d'angolo. Sì, un tiro centrale potente quello di Privitera. La palla ha girato leggermente. Diciamo non è stata difficilissima la parata di Biondo che ha respinto con i pugni. Bravo comunque il portiere a farsi trovare piazzato bene. Calcio d'angolo già battuto la squadra giallorossa. Mariano Cordaro, la finta di Cordaro, prova a tenere il pallone, lo serve al Privitera, palla in mezzo, c'è Messina adesso, prova a mettere un po' d'ordine il giocatore mussomelese. Privitera per Ferdinando Di Leo, Alderuccio, e quindi la segnaliamo pure noi nel nostro taccuino, 18° minuto di gioco. Privitera, un calcio di punizione che ha regalato il primo brivido vero di questa partita. Biondo però, ripeto, era sulla traiettoria e si è comportato bene. Provenzano intanto, pallone che termina fuori, fallo laterale già battuto dai palermitani che provano a manovrare adesso. C'è Privitera che per un istante ha rubato palla al numero 7, Alaimo. Manovra ancora però il Alaimo appunto con per il Terrasini, scusate. Restivo, Cosimo Panepinto. Il buon Cosimo Panepinto per Nicolas Morreale che viene attaccato giù fallosamente da Castiglione. C'è calcio di punizione, almeno così mi sembrava. Non è così però per l'arbitro Pietro Bennici di Agrigento, quindi nulla da fare, si riparte con questa da parte, con la rimessa di gioco da parte del Terrasini. Privitera arriva prima sul pallone, Messina ancora riesce a recuperare, un Campofranco che comunque è sveglio, è attivo. Cosimo Palepinto andando, lo stop è, possiamo dire perfetto, ma c'era fuori gioco. Campofranco che negli ultimi 2-3 minuti sta dando qualcosa in più, forse quella punizione di Privitera ha acceso un po' gli animi. Cosimo Panepinto intanto, entra in aria il folletto giallorosso, fa tutto bene Panepinto! Che bello questa occasione di Panepinto, è veramente uno spettacolo vedere giocare giocatori come Cosimo Panepinto. Uno spettacolo vedere giocare giocatore come Cosimo Panepinto, però è giusto rendere omaggio alla grandissima parata del portiere. Panepinto si era liberato benissimo in aria, era andato a tirare praticamente a botta sicura, Biondo si è disteso sulla sua sinistra, una parata davvero fantastica, poi sulla respinta quasi un autogol, ancora una volta Biondo piazzato bene, bravissimo il portiere del Terrasini. Ma adesso, come stavi dicendo tu, lo stavi dicendo proprio in quel momento, il Campofranco che adesso inizia a rendersi più pericoloso, soprattutto, diciamo, non so se è arrivato ai giocatori in campo la notizia dell'Acragas che sta cadendo per 2-0, ma sicuramente adesso la squadra di casa qui, diciamo, adesso trovare i tre punti sarebbe ancora più importante anche ai fini di un miglioramento della classifica, ecco. Dopo le fasi di studio, quindi, durate ben 18 minuti, il Campofranco ha deciso di mettere la quarta. Al 18° ci ha provato Privitera con un calcio di punizione insidioso, è saltato le doti di Biondo e 3 minuti dopo ci ha provato invece Cosimo Panepinto con un'azione degna delle sue, ovvero il fatto che disorienta sempre, come lui solo sa fare, gli avversari, poi ha cercato di metterla sulla parte più lontana, sull'angolino più lontano, ma Biondo c'era. Campofranco ancora galvanizzato, si danneggiano, ecco, sia Morreale che Cordaro. La palla che termina adesso al numero 3 palermitano, ovvero Castiglione ancora sul pallone, recupera Messina, vedete che adesso si gioca con grinta. Si gioca con grinta da ambo le parti. Mariano Cordaro serve ottimamente Panepinto che entra in aria. È da solo Panepinto! La rete di Fabio Messina! Sempre lui! C'è sempre Fabio Messina, da buon opportunista, si fa trovare pronto.
riesce a sfruttare nel migliore dei modi l'assist perfetto del solito Cosimo Panepinto. Campofranco in vantaggio. Bravissimo qui Cordaro a vedere l'avanzata di Panepinto. Panepinto che, come avevamo visto precedentemente, con questa incursione in aria sa rendersi pericolosissimo. Ancora una volta è stato così, una palla messa al centro. Bravissimo Fabio Messina a farsi trovare al posto giusto, al momento giusto. Questa volta nulla da fare per il povero biondo. Sicuramente poteva fare qualcosa di più la difesa del Terrasini. Portiere completamente incolpevole. Bravissimi i giocatori del Campofranco a passare in vantaggio. Adesso bisogna tenere alta la concentrazione e cercare magari di trovare anche il secondo gol, che sicuramente taglierebbe le gambe ai giocatori del Terrasini. 24esimo minuto di gioco, è cambiato il risultato al Ferdinando Lombardo di Casteltermine. Campofranco 1, Terrasini 0, risultato assolutamente meritato per la squadra di Corrado Mutolo, visto quello che si era visto negli ultimi minuti di gara. Era quasi il preludio al gol, le due occasioni importanti della squadra giallorossa che poi hanno portato alla terza micidiale azione che ha dato la possibilità a Messina di sfruttare nel migliore dei modi un assist perfetto di Panepinto. E quindi risultato adesso inchiodato sull'1-0 per il Campofranco. Per chi si fosse collegato solamente adesso in ascolto con la web tv del Vallone, Privitera intanto che restituisce come il fair play vuole il pallone al Terrasini. Castiglione intanto, risultato assolutamente meritato, Emanuele. Per quello che si era visto in questi primi 23 minuti di gioco, ormai siamo abbiamo appena passato la prima parte, la prima metà del primo tempo appunto, per quello che si era visto finora il Campofranco aveva sicuramente meritato di passare in vantaggio. Squadra che comunque diciamo aveva commesso una serie di errori, ma che nonostante tutto si era dimostrata superiore alla squadra avversaria. Ancora una volta Cordaro, vede ancora una volta Panepinto. Panepinto in aria, Panepinto in aria, tranquillo il giocatore del Campofranco, ha provato a servire proprio compagno di squadra. Il lancio però questa volta non è stato perfetto. Si riparte quindi con un fallo laterale da parte della squadra giallorossa. Dante Spolvero, il numero 7, Cosimo Panepinto, come di consueto del resto, non fa notizia la prestazione del buon Cosimo Panepinto. Campofranco che deve chiudere l'incontro, come si dice in questi casi, quindi sfruttare l'ali dell'entusiasmo. Mariano Cordaro! Cosa ha fatto Mariano Cordaro? I numeri di Mariano Cordaro sono pure questi, un esterno bello a vedersi, peccato perché sarebbe stato un eurogol, Emanuele. Sarebbe stato un eurogol, come Cordaro ormai diciamo, ci sta abituando a dei gol davvero fantastici. Una cosa, volendo pensare e volendo riflettere un attimo anche in ottica Terrasini, qui forse l'allenatore dovrebbe anche un po' correre i ripari, perché lì dalla sinistra, dalla fascia dove sta giocando Panepinto, il Campofranco, dire che si stia rendendo pericoloso è poco praticamente, perché finora tutte le azioni più pericolose del Campofranco sono praticamente arrivate da lì, sono arrivate appunto con Panepinto, con Cordaro. Messina poi sembra una spina pesante, una spina nel fianco lì al centro, perché ancora, vediamo anche lui un giocatore che sta a farsi trovare sempre pronto a dare il suo contributo, e poi sottoporta raramente perdona Messina, come ci ha fatto vedere adesso. Provenzano intanto Alderuccio, Gioacchino Privitera, palla ancora per lui, il lancio per Di Leo un po' troppo lungo però, fatto sta che il Campofranco guadagna comunque una rimessa. Messina adesso prova a lanciare Di Leo, troppo lungo anche in questo caso il pallone per il numero 4 giallorosso. A branca impresa e si accinge il rinvio biondo. Rinvio lungo da parte del portiere palermitano, la sfera però che termina Nicolas Monreale, che sportivamente butta il pallone fuori per il fatto che c'era appunto il numero 11, ovvero Parisi, a terra. Gioco fermo intanto, entra pure il massaggiatore palermitano. Ricordiamo quindi il risultato adesso cambiato da qualche minuto qui al Ferdinando Lombardo di Casteltermini, 1-0 tra Campofranco e Terrasini, e naturalmente in questi casi è anche importante sbloccare subito il risultato, perché poi queste partite
ripeto, possono farsi, come si dice in questi casi, rognose, è difficile poi da gestire. Ricordiamo, l'1-0 non è sicuramente un risultato sicuro, sicuramente il Campofranco adesso, approfittando del fatto che i giocatori sono galvanizzati, ecco, da questa rete, da questo vantaggio, adesso il Campofranco dovrebbe provare a realizzare subito la seconda rete. Tutto sommato, anche questa occasione, palla restituita al Campofranco, partita nonostante tutto abbastanza tranquilla finora, diciamo... partita non molto aggressiva, pochi falli finora, l'arbitro ancora non è stato costretto ad uscire alcun cartellino e anche il numero 11 adesso del Terrasini si è rialzato, un po' dolorante, è pronto a rientrare in campo. Ancora una volta il Terrasini gioca la palla alla metà del campo, prova a ripartire ancora una volta sulla fascia di sinistra. Castiglione che ha provato a servire un proprio compagno, ma ha recuperato il pallone Mariano Cordaro. Restivo, Nicolas Monreale, si guarda intorno, serve Provenzano. Campofranco che adesso naturalmente non ha tanta voglia, ecco, di premere sull'acceleratore, o comunque se lo fa in maniera molto ragionata e tranquilla. Pane Pinto, la sponda che intendeva servire Nicolas Monreale. Sette casi per Guida. Vedete come anche da elogiare la prestazione di Messina che recupera palla in continuità. Ferdinando Di Leo, palla che viene messa in mezzo, ma c'è prima di tutto il giocatore del Terrasini stesso. Attenzione, c'è Cagnotto in aria, la palla in mezzo, c'è Guida però che arriva prima di tutti e che prova a far uscire fuori la squadra. Dovrebbero mettere il pallone fuori, dice Emanuele Longi. Ascoltato forse con un po' di ritardo. Sì, ascoltato con un po' di ritardo, anche il Campofranco non si era accorto e del giocatore a terra. Si tratta di Bennici. Giocatore quindi a terra ancora dolorante. Poi abbiamo visto il Campofranco, come stavo dicendo, non si è accorto di ciò, era andato avanti, un pallone messo al centro, nulla di fatto, stava ripartendo il Terrasini, poi diciamo al giocatore che aveva la palla, che era in possesso del pallone, è arrivata la comunicazione, ha preferito mettere la palla fuori. Adesso ci si aspetta che il Campofranco ancora una volta, come il fair play vuole, e restituisca la palla agli avversari del Terrasini. Si trattava diciamo di Polizzi, che adesso sta ricevendo le cure a bordo campo. Naturalmente qui gli sportivi campofranchesi chiedono sempre notizie pure dagli altri campi, perché si fosse collegato solamente adesso in ascolto. Le ultime notizie che arrivano dalla partita dell'Acregas è quella che appunto la squadra grigentina sta perdendo 2-0, mentre Emanuele Longi mi fa vedere che il Sutera purtroppo perde 1-0, sbaglio? Sì, 1-0, purtroppo la squadra, la polisportiva Sutera, è passata in svantaggio. Una partita difficilissima, dicevo prima, quella che sta affrontando il Sutera fuori casa con il Real Suttano. Purtroppo una sconfitta, sì, sulla carta ci poteva stare, però ancora la partita è lunga e vediamo un po' come va. Vediamo come va pure qui al Ferdinando Lombardo, dove viene servito perfettamente da Mariano Cordaro. Messina, la palla e c'è la rete! Fabio Messina, ancora lui, servito splendidamente da Mariano Cordaro, riesce a far fuori il biondo e praticamente a porta sguarnita a far trovare il raddoppio alla squadra di Mutolo. 2-0 e fila tutto liscio quando siamo giunti al 36esimo minuto di gioco. Doveva trovare questo secondo gol il Campofranco, ci è riuscito con il solito Messina, bravissimo ad approfittare di questa palla bellissima datagli da Cordaro, un po' fuori tempo forse il portiere biondo, la difesa che sicuramente non è stata capace di reagire a questo ennesimo attacco del Campofranco. Bravissimo Messina quindi a prendere in secondo tempo il portiere, saltarlo e poi da posizione abbastanza defilata ha preferito infilare la palla in rete, poteva anche darla al centro, lui ha preferito non rischiare, messa subito dentro. 2-0 per il Campofranco, risultato diciamo meritatissimo questo del Campofranco, diciamo soprattutto dopo il primo gol siglato dallo stesso Messina si è vista una sola squadra in campo. Secondo gol meritatissimo. È certo che effettivamente a meno di 10 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato già compromesso per i palermitani,
quindi un Campofranco micidiale che ha voluto già mettere al sicuro il punteggio con l'ottimo Messina, ancora lui implacabile. Cosimo Panepinto serve e imbecca nel migliore dei modi Cordaro, la rete di Ferdinando Di Leo, grande Ferdinando Di Leo e grande soprattutto Mariano Cordaro, che come al solito fa vedere le sue doti anche con una certa nonchalance. Devastante questo Campofranco, devastante, grandissimo, grandissimo Cordaro, bravissimo Di Leo a farsi trovare lì, non poteva sbagliare, un pallone servito davvero alla perfezione, palla alta per Biondo, il pallonetto a sorpassare il portiere, dietro di lui c'è Di Leo che non può sicuramente sbagliare, Ferdinando Di Leo, grandissimo gol del Campofranco che adesso ti porta sul 3-0, quando ancora manca più di un tempo alla fine della partita, definirla chiusa è troppo, però diciamo che virtualmente il Campofranco questi 3 punti li sta mettendo in cassaforte. Campofranco che li sta mettendo in cassaforte, esultiamo ancora una volta, esultiamo anche perché il gol l'ha siglato un certo Ferdinando Di Leo, ovvero un campofranchese doc, e naturalmente le emozioni quando segna pure un campofranchese probabilmente sono maggiori. Quindi siamo contenti per la rete messa a segno da Ferdinando e siamo contenti per il fatto che il Campofranco praticamente, non lo vogliamo dirlo per scaramanzia, però ci può stare, permettete di dirlo, ha chiuso veramente la partita. 3-0, tra l'altro sembra difficile pensare che un Tarrasini del genere possa dar problemi anche diciamo nel proseguo di questo incontro al Campofranco. Tanto c'è un calcio di punizione da parte dei palermitani, tiro d'esterno, nulla da fare. Stavo dicendo un Tarrasini che ormai praticamente difficile pensare che possa recuperare il risultato. Emanuele, è l'unico modo che avrebbe il Tarrasini è cercare almeno il gol della bandiera in questo primo tempo, forse poi potrebbe entrare in campo diciamo con uno spirito migliore, un 3-0 che se restasse. Attenzione Cordaro, niente da fare, Biondo questa volta tempestivo nella sua uscita. Dicevo, è un Tarrasini che dovrebbe cercare almeno questo primo gol, perché è un 3-0 che diciamo se persistesse questo 3-0 fino alla fine del primo tempo e le squadre quindi andassero negli spogliatoi, così è un Tarrasini che sicuramente diciamo rientrerebbe in campo con uno spirito che difficilmente riuscirebbe a portare ad un risultato migliore di quello che sta ottenendo in questo primo tempo. Il Campofranco invece finora, diciamo a parte intorno al 12-13 minuto una serie di errori, il Campofranco è comunque si è ristabilito, adesso pericolosissimo, bella questa palla data dietro per il portiere di testa, c'è stato comunque il fischio dell'arbitro, era un fuorigioco, quindi può ripartire nuovamente il Campofranco con il portiere Di Martino. Gli applausi di un soddisfatto pubblico giallorosso che continua a battere le mani ad essere compiaciuto per quello che fino adesso ha fatto il Campofranco di mister Corrado Mutolo. Alderuccio intanto, quando siamo giunti al 39esimo minuto di gioco, risultato quindi per chi si fosse collegato solamente adesso in ascolto è sul 3-0 per la compagine del Vallone contro un Tarrasini ormai frastornato che prova a reagire, guida intanto anticipato ottimamente da Nicolas Monreale. Mariano Cordaro, uomo assist oggi, Mariano Cordaro che riesce a far fuori il numero 5 del Tarrasini, ha provato poi a servire Messina, che guarda quasi quasi si lamenta pure, quindi non si è mai sazi. Mariano, questo è quello che gridano naturalmente intonando una famosa canzone i tifosi giallorossi. Mariano Cordaro, uomo assist fino adesso, abbiamo detto, e sicuramente meriterebbe un gol l'estroso numero 10 del Campofranco per quello che ha fatto fino adesso, ma naturalmente le qualità di Mariano Cordaro non le scopriamo certamente noi. Buono il colpo di tacco smarcante di Ferdinando Di Leo, adesso c'è Cosimo Panepinto, il folletto Panepinto per Mariano Cordaro, vediamo cosa decide di fare Cordaro. Cordaro, la botta di Cordaro, che però questa volta forse era un po' indeciso su un tiro, su un passaggio. Pericolosissimo, ancora una volta abbiamo visto Cordaro. Le azioni del Campofranco iniziano sempre da lì, dalla sinistra.
E ancora una volta, quindi, sembra che l'allenatore finora non abbia preso delle precauzioni, l'allenatore del Terrasini, e così la squadra continua a soffrire, sempre allo stesso modo, sempre con Gordaro. Adesso Panepinto si era spostato prima un po' sulla destra, Campofranco adesso proverà a rendersi pericoloso anche da lì, ora è tornato alla sua posizione naturale. Ancora una volta un ottimo pallone, si è alzata la bandierina del guardaline, non è d'accordo Gordaro, è davvero insaziabile oggi Gordaro, peccato per quell'errore, quella palla messa male al centro, perché aveva fatto una cosa incredibile Gordaro, se ne era andato in velocità, aveva saltato l'avversario, fantastica, poi passaggio un po' così, Messina, diciamo, come fai comunque poi a prendertela come un giocatore come Gordaro, che sta giocando una partita del genere oggi. Nicolas Monreale, tra l'altro Gordaro che vuole assolutamente far bene in questa sua prima uscita al Ferdinando Lombardo, anche perché il giocatore praticamente ormai abita qui, quindi è diventato, così come mi diceva uno sportivo qui presente accanto a me, è diventato un castelterminese doc, visto che vive qui nel centro agrigentino. Panepinto di testa, serve, è solo, e serve Messina, il solito Messina, la rete, ancora lui, Fabio Messina, si sta facendo una scorpacciata di gol il numero 9 campofranchese, servito da Cosimo Panepinto, è riuscito ancora una volta a dribblare il numero 1 biondo e anzaccare a porta sguarnita, 4-0, meglio di così forse era difficile veramente prevederlo. Guarda, bravissimo ancora una volta Messina, però a questo punto va detto, imbarazzante la difesa del Terrasini, perché diciamo questo è il terzo gol di Messina, è molto simile al secondo in cui già Messina aveva saltato il portiere, qui dovrebbe iniziare a pensare a qualcosa all'allenatore, perché adesso il Campofranco sta dilagando, Messina ha servito il poker, tripletta personale per lui, senza parole l'allenatore in silenzio, ammutolito in piedi l'allenatore del Terrasini che sta assistendo alla demolizione della propria squadra. Grandissimo Campofranco ancora una volta, grandissimo soprattutto Messina che ancora una volta ha saltato biondo, anche questa volta forse in colpevole ritardo, l'ha messa dentro, ottimo Campofranco qui, partita praticamente chiusa, speriamo a breve di avere notizie dagli alti campi. E spirito del Terrasini adesso è atterrito praticamente, quando ormai ci apprestiamo, siamo agli sgoccioli del primo tempo, Campofranco sul 4-0 e non è ancora sazio, ancora in avanti il Campofranco, vediamo, sì, sembra l'ennesimo calcio d'angolo per il Campofranco, incredibile, non abbassa diciamo i ritmi il Campofranco. Partita del 4-0, dicevo virtualmente chiuso, ma non è sazio il Campofranco. Vediamo, ancora una palla messa al centro, non ci arriva nessuno, Gordaro, tiene palla Gordaro, Gordaro si gira il destro, respinto, ancora una volta prova a ripartire nuovamente il Terrasini, niente da fare, palla lanciata avanti senza nessuna pretesa, può ripartire con il solito Ferdinando Di Leo che serve benissimo a Panepinto, Panepinto, in aria Panepinto, salta il portiere, Panepinto, lo salta, Panepinto, rete, 5-0, Panepinto, è qui, sempre più imbarazzante, sempre più imbarazzante la difesa del Terrasini, ancora una volta Panepinto si incuna in area alla sinistra, tiene palla, diciamo, evita i difensori, mette ancora una volta, saltato il povero biondo, 5-0 e qui stiamo assistendo ad una partita che ha dell'incredibile, perché dopo il primo partita quasi equilibrata fino al primo gol del Campofranco, poi si è vista una sola squadra in campo, devastante la squadra di casa oggi, il pubblico voleva sicuramente una risposta da parte della squadra dopo la sconfitta diciamo patita contro il San Cataldo, direi che una risposta migliore il pubblico non poteva desiderare, e vediamo, perché adesso vediamo se il Terrasini adesso tirerà fuori l'orgoglio, perché se la partita continua così si rischia di andare su risultati praticamente tennistici, Flavio. E tra l'altro vi dico la verità, un tifoso del Campofranco
egiziano mi aveva previsto, aveva veramente previsto questo risultato. Mi ha detto oggi il Campofrango vincerà 5-0. Fino adesso sta indovinando, naturalmente c'è tutto un secondo tempo, però forse poi in questi casi è anche corretto, tra virgolette, non so se il termine è giusto, cercare di non infliggere più di tante sul morto, perché poi fondamentalmente il Terrasini è veramente ormai andato, ecco. È difficile che il Campofrango si fermi, almeno a vederla così, perché i giocatori in campo sembra si stiano divertendo moltissimo, stanno giocando davvero un calcio fantastico, ecco, un calcio che a vedere questa partita, Flavio, le conclusioni che si possono tirare fuori è che questa è una squadra che effettivamente può mirare in alto. Diciamo, dopo la sconfitta con il San Cataldo gli spiriti sicuramente si erano un po' raffreddati qui a Campofrango, però dopo un risultato del genere, dopo una prestazione del genere, sicuramente ritornare a sognare, diciamo, è d'obbligo. E c'è tra l'altro da dire che il Campofrango comunque, se è vero che ha perso due partite, quella con il Valderice e quella con la San Cataldese, è anche vero che in questa stagione non ha mai giocato male, assolutamente. Il Valderice è una partita sfortunata dove ricordiamo l'enorme mole di gioco fatta dalla squadra nissena, però il pallone quando non vuole entrare, vuole saperne di entrare, non entra. San Cataldo, una partita anche qui diciamo difficile anche perché, difficile proprio perché dopo l'espulsione di Galeotto, giocare in 10 uomini contro una San Cataldese comunque penso dura, sia praticamente dura per tutti. Il risultato che ricordiamo, quando non c'era stata l'espulsione di Galeotto, era fermo sull'1-1 e il Campofrango gestiva nel migliore dei modi quel punteggio. Comunque ritorniamo a raccontarvi praticamente gli ultimi istanti di questa prima frazione di gioco, perché si fosse collegato solamente adesso in ascolto, una tripletta di Fabio Messina, un gol di Di Leo e un gol di Cosimo Panepinto stanno regalando un 5-0 del Campofrango, che adesso, come vedete, sta giocando con tranquillità. Come dicevamo, non vuole impierire più di tanto. Adesso solamente possesso parla per la squadra nissena, provenzano Ferdinando Di Leo, o meglio, scusate, Nicolas Morreale, nuovamente Ferdinando, nuovamente Provenzano, Alderuccio. Praticamente vedremo molto probabilmente un secondo tempo noioso, perché la partita è virtualmente chiusa, quindi Campofrango che nel secondo tempo potrebbe giocare così senza infliggere sull'avversario, quindi a danni, diciamo, in questo caso dello spettacolo, però attenzione, sono partite che ci stanno. Vedete come si gioca in maniera surreale, diciamo, Emanuele. Gioca con estrema disinvoltura adesso il Campofrango. Terrasini, come dicevamo prima, ha battuto, adesso prova ancora un'avanzata, però la difesa del Campofrango non sembra voler concedere spazi. Ancora una volta Di Giuseppe il tiro, si distende Di Martino, la prima palla toccata oggi praticamente dal portiere del Campofrango. Diciamo, un Campofrango, io avevo detto all'inizio, che voleva vendicarsi per l'eliminazione dalla Coppa Italia patita per mano del Terrasini l'anno scorso, e direi che non c'era modo migliore. Qui adesso staremo a vedere, appunto, se, come dici tu, il Campofrango si accontenterà di questo risultato, perché adesso, diciamo, il pallino del gioco è in mano al Campofrango, sembra poter fare all'avversario adesso tutto quello che vuole senza alcuna remissione, ecco. Un Ferdinando Lombardo che si sta veramente confermando un talismano per questa squadra. Dopo il 4-1 con il Mazzara, un 5-0 qui con il Terrasini, due partite e 9 gol e ancora c'è un tempo da disputare, la dicono lunga sul Ferdinando Lombardo, che, ripeto, sta veramente portando fortuna alla squadra del patron Salvatore Mazzara. Nicolas Morreale adesso per Cosimo Panepinto, soltanto il possesso di palla, capitano restivo Panepinto. In questi casi è anche difficile commentare poi partite del genere, dove il risultato ormai è ampiamente compromesso per una squadra, ovvero in questo caso il Terrasini. Sicuramente sì, quello che viene da dire purtroppo sono delle cose che possono suonare molto cattive, ma il Terrasini che stiamo vedendo oggi non sembra purtroppo meritare niente di più di quello che ha ottenuto finora. Una squadra completamente spenta, che praticamente ha giocato solo per i primi 10-15 minuti, poi è uscito fuori il Campofrango, e consentimi, Flavio, che Campofrango che è uscito fuori.
Il numero 9 del Terrasini prova a farsi largo in aria, nulla da fare, neanche il calcio d'angolo per la squadra palermitana, che veramente sta subendo già un risultato imbarazzante. Finisce intanto il primo tempo, risultato quindi fermo sul 5-0 per il Campofranco, e anche noi vi diamo l'appuntamento per raccontarvi, anche se penso in maniera surreale, la seconda frazione di gioco.
prova, pronto, prova, prova, pronto, prova. Sì, prova, pronto, prova. Bene, siamo collegati nuovamente con il Ferdinando Lombardo di Castel Termine per il secondo tempo di Atletico Campofranco Terrasieni, un risultato ormai praticamente chiuso, è rimasto aperto soltanto per i primi 23 minuti di gara, poi il Campofranco ha deciso di mettere la quarta, il risultato infatti, per chi si fosse collegato solamente adesso in ascolto, è inchiodato sul 5-0. Che partita vedremo adesso, Emanuele? Adesso ci sono due possibilità, il Campofranco può fare un gioco tranquillo, magari accontentarsi di questo risultato, chiuderla qui, oppure diciamo il Campofranco continuerà a giocare come ha fatto durante il primo tempo. A questo punto potremmo assistere a un risultato, diciamo, di quelli imbarazzanti, dicevo prima, appunto, tennistici. C'è anche una terza possibilità, perché non tiri fuori l'orgoglio del Terrasini, però diciamo potrebbe certo accorciare le distanze, ma 5 gol sono difficili da recuperare. Sì, sicuramente vedremo una partita, almeno a mio parere, giocata con una sorta di allenamento tra le due squadre, perché ormai il risultato, ripeto, è chiuso, un 5-0 che non ha nulla da fare. Attenzione, la botta del numero 9, 7 casi, e ripeto, queste sono veramente partite poi difficili da commentare, perché non offrono spunti e motivazioni particolari. Si giocherà veramente a ritmi blandi, con tranquillità estrema, quasi probabilmente a rasentare la noia. Terrasini in possesso palla adesso, forse lo vedremo spesso adesso. Intanto ricordiamo le sostituzioni che sono state fatte. È entrato Giovanni Monreale nelle file del Campofranco. Cercheremo di capire chi mister Corrado Mutola ha deciso di far riposare. Se non sbaglio, anzi siamo quasi sicuri, dovrebbe essere Provenzano che ha lasciato la gara. Quindi c'è spazio pure per Giovanni Monreale in questo 5-0, che ormai la dice tutta, diciamo, su questa partita. Restivo, capitano Restivo, oggi con la fascia di capitano, il numero 11. Serve ottimamente, o meglio, leggermente troppo lungo il servizio per Mariano Cordaro. Intanto vedo pure il numero 15 del Terrasini, ovvero Napoli, che probabilmente è entrato al posto del numero 2 Polizzi, che non vedo più in distinta. Questi casi, come bisogna comportarsi, Emanuele? Un Campofranco che deve assolutamente evitare di disegnare anche diverse marcature, no? È una partita adesso complicata, per il semplice fatto che c'è un po' da vedere adesso, il da farsi. Il Campofranco che adesso si trova di fronte a un bivio. Certo, alle volte la voglia di lanciare un chiaro messaggio alle altre contendenti è forte. Attenzione alla traversa! Intanto, mentre parlavamo ancora una volta, Terrasini. E adesso la squadra del Terrasini sembra entrata in campo con uno spirito completamente rinnovato. Sicuramente anche il calo di aggressività del Campofranco adesso permetterà alla squadra ospite di trovare più spazio. Questa volta, diciamo, sembrava quasi battuto Di Martino, tiro alto, Di Martino fuori dai pali, la palla si è abbassata, non abbastanza, e si è stampata sulla traversa. Quindi Terrasini adesso sta iniziando probabilmente a tirare fuori l'orgoglio. Campofranco che però, diciamo, adesso andare a rovinare una prestazione simile con un secondo tempo di basso livello sarebbe proprio un peccato. E così non è, prova a ripartire nuovamente il Campofranco. Nulla da fare, Terrasini nuovamente in avanti. Tiene palla, niente da fare ancora una volta. La chiusura, ancora una volta il Terrasini. Certo che non si può rovinare una prestazione del genere, assolutamente. Ormai è risultato acquisito, Emanuele, quindi dire rovinare una prestazione mi sembra eccessivo. Naturalmente il Campofranco deve soltanto amministrare il risultato, non deve infliggere duri colpi all'avversario e cercare anzi di farlo sfogare un po', ma giusto perché così, diciamo, deve essere. Ormai è una partita di semplice allenamento,
deve dare probabilmente più spazio a chi non ha giocato tantissimo in questo inizio campionato, ma nulla di più. Così come tra l'altro lo sta facendo il Terrasini, che oltre a vedere Napoli ha pure schierato altri due giocatori. Cercheremo di capire chi è uscito. Sicuramente sono entrati il numero 16, che vediamo appunto con la maglietta numero 16, ovvero Spatoliatori, e se non sbaglio il numero, è difficile perché ancora non sono riuscito a intravederlo, però se non sbaglio dovrebbe essere il numero 17 D'Amico. Cercheremo di essere più precisi per quelle che possa essere importante, diciamo, visto che il risultato, ripeto, acquisito. Mariano Cordaro andando sulla destra, vedete che il Terrasini cerca di difendersi come può di fronte a giocatori come Mariano Cordaro, è veramente difficile, ecco, spoderare prestazioni importanti. Chiama palla Mariano Cordaro, servito da Ferdinando Di Leo con una rimessa. Il Folletto numero 10 guadagna un calcio d'angolo che sta per essere battuto senza troppa, diciamo, fretta, ecco, da Gioacchino Privitera. Siamo giunti al sesto minuto di gioco. Attenzione, Giovanni Monreale di testa. Il ne è andato Giovanni Monreale, ci prova pure lui, fuori dallo specchio della porta. Ancora una volta pericolosissimo il Campofrango, ma i complimenti in questa partita vanno ad un Cordaro davvero immenso. Praticamente è un giocatore che durante questa partita ci siamo ritrovati ovunque in mezzo al campo, dietro la linea di centrocampo, persino a difendere, e poi con le ripartenze davvero devastanti. Grandi assist i suoi per Messina, si intendono alla grande i due giocatori del Campofrango. Campofrango che ancora una volta viene avanti, servito Messina, palla messa dietro, ancora avanti il Campofrango. Cordaro si libera da solo sulla destra, Cordaro guarda Di Leo, entra in area Di Leo, è buona questa volta la chiusura del difensore di Scalia, e quindi ancora una volta il Campofrango può giocare di una rimessa laterale battuta dallo stesso Cordaro. Palla nuovamente giocata dietro, Campofrango ovviamente, l'abbiamo detto, lo ripetiamo, meno aggressivo di quello che si era visto nel primo tempo. Ovvio che sul 5-0 non è più necessario fare una pressione simile. Ancora una volta Manzara, palla messa al centro, Restivo prova ad allargare, non ci riesce, Cordaro era solo, quindi può partire nuovamente il contropiede con Sette Casi, tiene palla al piede Sette Casi, è bellissima però qui ancora una volta la chiusura della difesa campofranchese. Nuovamente quindi i giallorossi possono gestire un pallone semplice, con tranquillità. Messina perde palla, avanti nuovamente il Terrasini, che anche i giocatori del Terrasini iniziano, almeno tranne le forze fresche, iniziano anche a patire i primi segni della stanchezza, Flavio. Sì, assolutamente, stavo cercando proprio per completezza di informazione di darvi tutte le sostituzioni per il Terrasini, quindi praticamente sia al 46esimo, dal primo minuto di gioco di questa seconda frazione, è entrato il numero 15 Napoli al posto di Polizzi, poi è uscito Bonmarito, è entrato Spatoliatori, e poi è uscito pure Parisi, è entrato D'Amico, quindi giusto per completezza di informazione. C'è una punizione adesso per il Terrasini sul pallone, capitano Sette Casi, parte il numero 6 di Giuseppe, nulla da fare però. Quando siamo giunti all'ottavo minuto di gioco, risultato fermo sul 5-0 per il Campofrango di Mister Mutolo contro il malcapitato Terrasini di Otto. In questi casi veramente bisogna dire che si aspetta soltanto il fischio che sancisce la fine di questa partita, anche se praticamente mancano più di 35 minuti di gioco. Terrasini che era venuto qui con tantissima voglia di fare bene, con delle ottime intenzioni, e oggi si è trovato contro un Campofrango immenso, un Campofrango fantastico, concreto il Campofrango durante il primo tempo,
a partire dal 23esimo minuto non si è più visto il Terrasini, adesso con questo secondo tempo una partita diciamo apparentemente più equilibrata, con il Terrasini che sta provando piano piano a costruire le prime azioni di gioco, ma ancora una volta la squadra che comunque finisce con rendersi più pericolosa al di là della traversa colpita appunto dal Terrasini. E ancora una volta il Sud è il Campofranco che sta costruendo di più. Ancora una volta la retroguardia giallorossa può ripartire. Dando passo la parola a Flavio. C'è stata un'altra sostituzione, Flavio? Sì, non cambia nulla praticamente lo scacchiere del Campofranco con questa sostituzione. Intanto raccontiamo l'azione di Leo che mette in aria. Servito proprio Mineo, ovvero l'ultimo entrato che al 55esimo ha preso il posto di Messina, quindi spazio pure per Mineo. L'altro giocatore che è entrato nelle file del Campofranco, ricordiamolo, è stato Giovanni Monreale al 46esimo al posto di Provenzano. Terrasini in avanti adesso, il nuovo spatolatore servito da nuovo ingresso, il nuovo entrato spatolatore è stato servito da Laimo. Palla per Mariano Cordaro, Mariano Cordaro per Ferdinando Di Leo, Di Leo per Mariano Cordaro, e forse vuole il gol Mariano Cordaro che si ferma perché c'era un fuorigioco dubbio, molto dubbio, fischiato dalle guardialine Roberto Drago di Agrigento. Prova andare a protestare. Certo che un fuorigioco del genere fischiato sullo 0-0 avrebbe sicuramente fatto imbestialire più di una persona, Emanuele. Infatti i giocatori in campo non erano convinti ecco della decisione arbitrale, però come abbiamo visto non ha protestato nessuno, neanche proteste non tanto accese neanche da parte del pubblico, appunto perché sul 5-0 diciamo un conto, poi però certo un fuorigioco del genere fischiato sullo 0-0 avrebbe fatto imbestialire tutti, soprattutto i giocatori in campo. Come dicevamo, il Campofranco è entrato in campo molto tranquillo in questo secondo tempo, determinato comunque a tenere bene il possesso del pallone. Ancora un'occasione, bravissimo Di Martino, tiro centrale, blocca e fa ripartire nuovamente i suoi. Di Leo, stop perfetto, serve Cagnoto, nuovamente Di Leo, c'è fallo laterale però visto che il numero 15, ovvero l'ultimo entrato, Napoli ha fatto terminare la sfera fuori in fallo laterale. Undicesimo minuto di gioco, quindi risultato fermo sul 5-0 per il Campofranco, partita praticamente chiusa perché si fosse collegato solamente adesso in ascolto già durante la prima frazione di gioco. Guida intanto per Castiglione, l'ex giocatore del San Giovanni Gemini, Gioacchino Privitera prova a lanciare e vi riesce. Di prima Ferdinando Di Leo per Mariano Cordaro, nulla da fare, non restituisce il pallone a Ferdinando Di Leo proprio per l'intervento del numero 4 Scalia. Prova a ripartire con 7 casi il Terrasini, palla al piede ancora per Guida, tiro assolutamente alto, e vedete si gioca veramente così come se fosse un allenamento, lo ripetiamo. 7 casi, il capitano del Terrasini, uno dei più attivi dei suoi, purtroppo lì davanti non sta ricevendo probabilmente il supporto che sperava, il supporto che si aspettava, per cui diciamo lasciato spesso solo, non può fare più di quanto ha fatto fino ad adesso. È stato capace di far rendere pericolosi i suoi durante questo secondo tempo, ma niente di che. A differenza del Campofranco ancora una volta con Cordaro. Mariano Cordaro, palla in mezzo, calcio d'angolo. Ti do ragione, secondo me addirittura il migliore in campo, 7 casi. Sì, assolutamente il migliore in campo del Terrasini, questo assolutamente. Andare a definire il migliore in campo del Campofranco invece non è semplice. Non è semplice. Sì. Messino una tripletta, però stiamo vedendo una prestazione di Cordaro e anche quella di Panepinto, sì. Davvero immensi entrambi. Probabilmente sono giocatori simbolo di questa squadra, proprio questi tre che hai nominato, senza naturalmente togliere
nulla agli altri. Naturalmente ci sarebbe pure Ciccio Galeotto, anche perché è lui il vero capitano di questa squadra, nonché il veterano, visto l'esperienza e il prestigio che una persona come Ciccio Galeotto ha. Non c'è fuorigioco, ma non ci arriva né Mineo né Giovanni Monreale. Biondo, lungo l'angio a servire D'Amico, c'è Alderuccio di testa. Ferma tutto l'arbitro e si riparte con questo calcio di punizione già battuto dal numero 5 del Campopranco, Nicolas Monreale. Un ritorno perfetto per il numero 3 campopranchese Doc dopo la squalifica di due giornate. C'è intanto Di Giuseppe per sette casi, capitan sette casi, possesso di palla per il numero 9 palermitano che prova a farsi largo, c'è Alderuccio però su di lui, sette casi alla meglio, il tiro alla rete, è pure un bel gol, dobbiamo dirlo, pure un bel gol che viene applaudito sportivamente dai tifosi del Campofranco, un'azione personale di sette casi che trova la posizione defilata, un gran bel gol, Emanuele. Sì, l'avevamo detto che sette casi lì davanti era da solo, è proprio da solo, ha fatto tutto da solo, sette casi, è entrato in aria, probabilmente forse la difesa del Campofranco qui avrebbe potuto chiudere meglio, sette casi, diciamo si è inguneato fra le maglie della difesa avversaria, poi come dicevi tu la posizione è defilata, ha trafitto Di Martino, nulla da fare per il portiere del Campofranco, sette casi, davvero un buon giocatore questo sette casi, un peccato per lui, diciamo in una partita del genere un giocatore così quasi sprecato, però diciamo sta tenendo a galla i suoi, perché lì davanti tutto ciò che si è visto di bello per il Terrasini è avvenuto appunto per mano sua. Certo, direi tenere a galla mi sembra una parola eccessiva, dico, visto che il Terrasini non è assolutamente a galla, anzi è allo sbando in questa partita che praticamente l'ha vista inesistente, anche perché di contro aveva un Campofranco super concentrato che non poteva permettersi distrazioni, così come praticamente è successo. Campofranco, ripeto, ha mantenuto alta l'attenzione e la prudenza e ha avuto un approccio perfetto a questa gara che cui poteva praticamente correre il rischio di sottovalutare. Sì, assolutamente, l'approccio alla partita del Campofranco è stato dei migliori, 23 minuti di studio, poi il primo gol di Messina e da lì solo Campofranco adesso, quindi sta tornando a giocare anche il Terrasini, però ecco, speriamo, la nota positiva di questo gol del Terrasini, speriamo che adesso comunque la partita pian piano torni a riscaldarsi, perché ormai stavamo assistendo ad un gioco noioso, un gioco troppo tranquillo, il Terrasini che non ci sperava più e il Campofranco che non voleva infierire. Speriamo che con questa rete, diciamo, le due squadre tornino a farsi male. Mamma mia, che gol! E attenzione, perché adesso il secondo gol del Terrasini, un calcio di punizione fantastico all'incrocio dei pali. Nulla da fare per Biondo. E c'è la punizione veramente bella da parte del numero 6 di Giuseppe. E quindi nulla da fare per Di Martino, un Terrasini che riesce a siglare pure la seconda marcatura. Adesso naturalmente il Campofranco deve cercare di amministrare solamente il risultato, però stare allo stesso tempo attento, perché poi il calcio è comunque costituito da una sfera e quindi da un pallone rotondo. Due gol subiti in meno di 4-5 minuti fanno male al Campofranco, che adesso comunque deve cercare, si deve riproporre, deve cercare di riproporsi in avanti, ecco, quello che era stato l'approccio alla gara nei primi minuti di questo secondo tempo deve essere soltanto un ricordo, perché adesso parlare di partita riaperta forse è ancora un po' prematuro, però diciamo due gol in 5 minuti dovrebbero fare riflettere i giocatori del Campofranco e soprattutto dovrebbero richiamare l'attenzione di mister Mutolo. Vediamo un po' come reagisce il Campofranco. Diciamo che il Campofranco che si propone sempre allo stesso modo, fascia sinistra nel primo tempo, fascia destra nel secondo, sempre con gli stessi giocatori, sempre allo stesso modo, la palla giocata al centro ancora. Sì, è stato un calcio d'angolo insidioso da parte di Mariano Cordaro,
C'è pure il traversone di Vincenzo Mazzara che ha trovato Biondo libero. Proprio Vincenzo Mazzara è l'ultimo entrato in questa partita. Ha preso il posto, se non sbaglio, Emanuele, aiutami a identificare pure l'ingresso di Mazzara al posto di... Beh, cercheremo di... Se non sbaglio di Cagnoto. Se non sbaglio di Cagnoto. Sì, dovrebbe essere proprio Cagnoto la persona che... No, Cagnoto c'è. Quindi cerchiamo di capire poi chi ha lasciato il campo per le file del campo franco. Intanto Giovanni Monreale. Monreale per Ferdinando Di Leo. È solo Di Leo! La rete di Di Leo! Ma c'era fuori gioco, quindi... Assolutamente, mi è sembrato evidente il fuorigioco di Ferdinando Di Leo. Così come sportivamente stanno ammettendo i tifosi campofranchesi vicino a me. Era arrivata in ritardo la chiamata del guardaline che aveva avvisato l'arbitro, quindi della posizione irregolare di Di Leo. Quindi per un attimo noi, comunque anche i tifosi del campofranco, avevamo avuto quasi l'idea che lo stesso Di Leo fosse tenuto in campo da qualche difensore del Terrasini. Non è stato così, è arrivata in ritardo la chiamata, quindi gol annullato questo di Leo, che sto trovando il portiere, non aveva sbagliato. Quindi ancora una volta il Campofranco adesso sta tornando a rendersi pericoloso in avanti, nota positiva anche appunto ai fini del bel gioco e fine della partita. Ancora una volta con Di Leo, quest'altra posizione con Leo in aria, la rete di Ferdinando Di Leo, che arriva proprio quando il Campofranco si stava un po', ecco, addormentando. Gol importante solo per le statistiche, naturalmente, visto che il risultato, ripetiamo, è ampiamente acquisito. Una bella doppietta da parte di Ferdinando Di Leo, che entra a far parte così nella storia del Campofranco, perché è il primo giocatore campofranchese DOC a siglare una doppietta per appunto in un campionato come quello di Eccellenza. Ma un gol a dir poco meraviglioso questo fatto da Ferdinando Di Leo, che ancora una volta è stato bravissimo ad allargarsi sulla destra, un tiro quasi un pallonetto, la palla che tocca il palo entra, nulla da fare per il povero Biondo, ancora una volta incolpevole, ci ha provato lui ad arrivarci, ma è stato precisissimo Di Leo con questo tiro. E oggi stiamo assistendo ad una partita bella, soprattutto ora anche questo secondo tempo in questo modo si è ravvivato, ma oltre che parlare di una partita bella abbiamo assistito a dei gol davvero fantastici, Flavio, a partire appunto da quelli di Messina, per non parlare appunto anche i due fantastici gol del Terrasini, soprattutto quello arrivato su punizione, un tiro bellissimo all'incrocio dei pali che non ha lasciato scampo a Di Martino, quello di Giuseppe, però anche appunto il Campofranco, davvero gol fantastici. Adesso manca solo la firma di Cordaro su questa partita, dicevamo. Manca la firma di Cordaro, intanto diciamo che il punteggio adesso si fa veramente pesante, punteggio tennistico come si dice in questi casi, 6-2. C'è Mineo, vedete che anche a volersi fermare poi viene difficile falsare diciamo la partita. Si era lanciato in velocità Mineo e l'avevano chiuso in tre, poi Mineo era stato atterrato appunto, l'arbitro ha dovuto fare attenzione, calcio di punizione, battuto velocemente, Cordaro, tiene palla a Cordaro, serve dietro il compagno, restivo, niente da fare, la palla che si perde sul fondo, sicuramente poteva concludere meglio e tornare, poteva riportare la propria squadra sui 5 gol di vantaggio, non è stato così e quindi si resta sul 6-2, 4 reti di scarto fra le due squadre. E gol di Leo che comunque ha riportato con i piedi per terra il Terrasini, che dopo quei due gol in 5 minuti non so, magari iniziava a sperare anche in una riapertura della partita, non è stato così. Nuovamente il Campofranco in avanti con Restivo, Mariano Cordaro prova a servire un pallone in avanti, nulla da fare, scusate, nuovamente quindi può ripartire il Terrasini, palla giocata al centro del campo con ancora una volta il capitano dei suoi, servito avanti, bella la chiusura della difesa del Campofranco in questo secondo tempo, non attenta come al primo, è giustificata dai 5 gol che vi erano di vantaggio, adesso i gol di vantaggio sono 4, gol fatti sono 6, subiti 2, ancora una volta
Adesso il Terrasini non si può permettere questi errori in avanti, che già costruire delle azioni con una squadra simile, qual è il Campofranco oggi, non è semplice. Se si mettono a sprecare lì, la partita praticamente è finita. Intanto ci giunge notizia che l'Acragas ha accorciato le distanze, quindi si porta sul 2-1 sotto sempre di un gol comunque l'Acragas. La cosa positiva di questa partita, ecco, di questo risultato così, è che comunque il Campofranco, oltre a ancora un'altra conclusione, comunque stavo dicendo che il Campofranco, oltre a diciamo a lanciare un chiaro messaggio ai propri tifosi, lo lancia alle dirette rivali, perché diciamo, dicevamo all'inizio della partita, un Campofranco che ancora non ha chiari i propri obiettivi di questa stagione. Attenzione, Ferdinando, c'è Cortaro solo, niente da fare, ipnotizzato da Biondo Mariano Cortaro, che non è riuscito a mettere il pallone in rete. Peccato, perché lo avrebbe assolutamente meritato. Il numero 10 giallorosso. Tocco di mano, lo avrebbe meritato anche per quello che ha fatto durante tutta questa partita. È stato un uomo assist, ma è stato uno dei migliori in campo e la squadra giallorossa. Sette casi intanto, capitan sette casi, l'ultimo degli irriducibili nella squadra palermitana. Attenzione, c'è Mariano Cordaro di nuovo solo, pallonetto liftato, pallone che termina alto e si dispera pure Mineo. Ci poteva pure stare un tocco di qualità, ecco, in questi casi, anche se Mineo non è d'accordissimo. Sì, ci poteva stare. Adesso Cordaro appunto cerca disperatamente di mettere il proprio timbro su questa gara, dicevi tu meritatissimo, chiede scusa al pubblico che comunque ricambia con un grande applauso. E quando un giocatore gioca una partita simile, rimproverarlo di qualcosa è difficile. Certo, non è d'accordo Mineo, che servito da Cordaro si sarebbe trovato a tu per tu con Biondo e poi sarebbe stato difficile fallire un'occasione del genere. Però certo, sul 6-2 non andare a rimproverare certi errori ai giocatori del Campofranco, insomma, è superfluo, ecco, anche se comunque anche dalla panchina del Campofranco è arrivato qualche richiamo, non tanto convinto comunque, sempre per il risultato che c'è in corso, ecco. Ferdinando Di Leo, l'autore della doppietta personale per Mariano Cordaro, i birilli, sono solo dei birilli per Mariano Cordaro, l'azione personale, serve Mineo, fuori gioco per il giocatore giallorosso. Si sta divertendo pure Mariano Cordaro questa partita, gli manca, ripetiamo, solamente il gol al giocatore giallorosso. Sette casi, l'irriducibile sette casi, veramente questo sette casi gioca come se il risultato fosse ancora in bilico, Emanuele. Sì, peccato per questo sette casi che praticamente sta facendo vedere le cose belle lì davanti. Dicevamo, sempre solo il giocatore, non trova mai dei compagni pronti ad affiancarlo, dei compagni pronti a rendersi pericoloso. Abbiamo visto infatti la rete arrivata per mano sua, è una rete diciamo in cui lui ha costruito tutto da solo, è entrato in aria, si è tenuto il pallone, poi ha trafitto il portiere Di Martino, incolpevole come è stato nel secondo gol. Comunque dicevamo, la cosa positiva è che questi due gol hanno non riaperto la partita, ma comunque l'hanno in un certo senso risvegliato da un punto di vista semplicemente agonistico, perché il Campofranco ha preferito riproporsi in avanti per chiudere i conti. Probabilmente ci è riuscito con il sesto gol bellissimo di Di Leo. Vogliamo un attimo ripetere i marcatori, Flavio, quando ormai siamo... Domanda ardua, nel senso che devo veramente prendere il tabellino, no, assolutamente. Allora, l'1-0 è stato siglato da Messina, lo stesso Messina poi ha siglato il 2-0 rispettivamente, quindi al 23esimo e poi al 30esimo. Poi c'è stato la rete, il 3-0 siglata da Cordaro al 31esimo. Intanto c'è Mineo, c'è davanti a sé Castiglione, lo fa fuori, di nuovo la palla per Mineo. Mineo c'ha comunque sempre il solito Castiglione in avanti, l'ex giocatore del San Giovanni Gemini. Stavo dicendo, poi il 2-0 appunto seglato al 30esimo da Messina, 3-0 al 31esimo da Di Leo,
Lo stesso Messina si è ripetuto al 38esimo per il 4-0. Quinto gol firmato da Panepinto proprio al 45esimo. E poi dopo i gol di Sette Casi e di Giuseppe del Terrasini rispettivamente al 13esimo e al 15esimo minuto della ripresa, al 18esimo Di Leo ha messo a segno il sesto gol per il Campofranco, quindi 6-2, e tra l'altro molti l'avevano pure previsto, una partita ricca di gol, così è stata. Tra l'altro dobbiamo dire che se il Campofranco prima di questa partita aveva il miglior attacco del torneo insieme a Lagregas e al Camarat, adesso ha il miglior attacco del torneo in maniera solitaria, nel senso che per eccellenza, scusate il gioco di parola, ha l'attacco più prolifico. Privitera ruba il pallone per un istante, c'è però lui, il numero 8 del Terrasini, a ritornare in possesso della sfera, una sfera che però adesso è per Nicolas Morale, lancio troppo lungo, o meglio troppo corto per Mariano Cordaro, che viene anticipato da Scalia, il solito Sette Casi di Giuseppe, l'autore del secondo gol per il Terrasini. Sette Casi, serve Castiglione prova a mettere in mezzo, o meglio un tiro diretto in porta, anche se la porta non l'ha vista neanche da neanche da lontano, infatti. Sì, un tiro senza troppe pretese, palla troppo alta che supera anche le recinzioni, quindi nessuna preoccupazione, ecco, per l'estremo difensore del Campofranco, Di Martino, che adesso può fare ripartire nuovamente i suoi. Vediamo se opterà per un passaggio lì vicino oppure per un lancio lungo. Prende la rincorsa, parte Di Martino, lungo, la palla che supera la metà campo, dove c'è Cordaro, tiene il possesso della palla Cordaro, prova a servire dall'altro lato il proprio compagno, vediamo se ci arriva. Sì, c'è Cagnotto in aria, nulla da fare, non riesce a mettere il timbro, almeno per il momento. Mineo su questo incontro, anticipato il portiere, però non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta, quindi il risultato è ancora fermo sul 6-2. 6-2 è un risultato che lascia poco spazio all'immaginazione, la dice lunga su quello che è l'andamento della partita finora. Terrasini che prova a costruire piano piano, ma alla fine poi si finisce sempre con Sette Casi, che alla fine gioca praticamente da solo lì davanti e fa tutto per la sua squadra, e purtroppo questo tutto contro un Campofranco del genere, Flavio, direi che non basta per niente. No, assolutamente no. Ripeto, anche io a questo punto mi auguro che la partita finisca subito, in modo tale che torniamo tutti a Campofranco, anche perché veramente c'è poco da dire. Siamo con esattezza, Emanuele, ricordiamo il minuto e il punteggio, 6-2, quindi il punteggio, quando siamo giunti al 30esimo di questa seconda frazione di gioco. Naturalmente una vittoria poi pesante nel punteggio, ma importante dal punto di vista psicologico, appunto, perché poi una partita del genere dà la consapevolezza dei propri meriti, come quella di Corrado Mutu. Se mi permetti, Flavio, oltre che una vittoria importante dal punto di vista psicologico, una vittoria importantissima dal punto di vista della classifica, nulla da fare. Dicevo, ancora una volta una partita importantissima dal punto di vista della classifica, considerato anche che almeno per il momento dagli altri campi, da parte delle dirette rivali alla promozione, stanno arrivando dei risultati incoraggianti per questo Campofranco, che oggi sta facendo davvero benissimo e sta dimostrando comunque di essere all'altezza di competere ad altissimi livelli, ecco. Mariano Cordaro sembra che è al suo primo minuto di gioco, visto l'impegno che mette. Vedete, un abbraccio fraterno con Sette Casi, capitan Sette Casi. C'è Morreale che non arriva però sul pallone, in anticipo infatti il numero 1 biondo. Terrasini che prova a ripartire con Di Giuseppe davanti a Serra Estivo, prova e serve il proprio compagno di squadra, siamo dove c'è la panchina del Terrasini, ancora Di Giuseppe, serve Sette Casi. La botta di Sette Casi, il tiro che trova però pronto e reattivo Di Martino, che ricordiamo è all'esordio in questo torneo con la maglia del Campofranco. Vincenzo Mazzara,
Mineo non arriva sul pallone. Scalia che serve sette casi per Di Giuseppe, la botta di Giuseppe sul corpo di Nicolas Monreale, ancora di sette casi. Praticamente è come se questo giocatore giocasse veramente da solo, nominiamo sempre lui, ma perché ha il pallone sempre lui del resto. Sì, è praticamente lì davanti, l'abbiamo detto, sta facendo tutto lui. Un terratino, a parte, vabbè, certo, va citato anche il grandissimo gol di Giuseppe, un calcio di punizione davvero fantastico, però per il resto solo sette casi lì davanti. Purtroppo oggi il Terrasini sta trovando davanti un super Campofranco, se no la prestazione di sette casi sarebbe anche potuta passare, diciamo, alla storia per questa eccellenza, perché oggi è una prestazione davvero incredibile la sua, sminuita appunto da quello che sta facendo il Campofranco lì davanti. Collaborano in tre nel Campofranco, povero sette casi da solo non può competere, e il risultato è chiaro da questo punto di vista. Una a due, intanto ci comunicano che è ancora il risultato all'Esseneto tra l'Acregas e l'Alcamo. Mariano Cordaro entra in aria, il pallonetto è liftato, anche questo con nonchalance, diciamo, da parte del numero 10 del Campofranco. Di Giuseppe, sette casi, capitan sette casi. Comunque, quando sono partite del genere, un allenatore, voglio dire, come Mutolo, in questo caso, che vince appunto per 6-2, ha veramente pochissimo da rimproverare alla propria squadra. Certo, diciamo, un bravo allenatore sicuramente poi all'interno di ogni partita va ad individuare più che i punti di forza della propria squadra e quelli deboli. Un Campofranco che è entrato in campo troppo rilassato ha permesso alla squadra avversaria di fare due gol nel giro di neanche 5 minuti, e questo sicuramente è una cosa su cui riflettere, perché comunque anche se il risultato era sul 5-0 non bisogna concedere certi spazi agli avversari, perché poi, diciamo, una squadra più reattiva, una squadra più completa del Terrasini, magari galvanizzata da due gol fatti così in breve, poteva anche continuare a rendersi pericolosa. Diciamo fare anche più male. Poi però è stato bravo comunque ancora una volta Di Leo a riportare, diciamo, il risultato sul 6-2, così, diciamo, adesso partita tutta completamente in salita per il Terrasini, quando ormai ci avviamo quasi al 40° minuto, ormai, diciamo, partita chiusa completamente. Salutiamo pure due sportivi imbancabili a seguire le partite del Campofranco, ovvero Lorenzo, il mitico Lorenzo, e Lonedo. Lorenzo, due parole a questo Campofranco. Che c'è da dire? Niente da dire, c'è Campofranco. È in diretta. Va bene, niente da dire. La partita è impeccabile. Sì. Aspettavi questo 6-2 storico? Con l'ultimo in classifica. Però è sempre un risultato importante. 6-2 è un risultato importante, no? Sì, importantissimo. Speriamo bene per domenica poi. Domenica, ricordiamo, è una partita difficile per il Campofranco, che giocherà con la Parmonval. Quindi poi tutte le trasferte sono difficili, indipendentemente dall'avversario che si affronta, giusto Lorenzo? Certo, certamente. Bene, Mariano Cordaro da solo, ma non arriva sul pallone perché c'è Biondo ad anticiparlo, pallone che praticamente viene buttato lì dove c'è la panchina dei palermitani. Si aspetta veramente la fine di questa partita, quando siamo giunti al 40° di questa seconda frazione di gioco, poco più di 5 minuti. Ci sarà veramente pochissimo da recuperare, come in questi casi. Alderuccio, Ferdinando Di Leo, lo stop perfetto di Gioacchino Previtera, oltre che elegante. Intanto c'è il pareggio del Sutera con Ignazio Modica, diamo pure questa notizia in diretta. Sutera che ha pareggiato. Attenzione, Mineo, e attenzione. Bisogna evitare però in questi casi di mettere il piede, e tra l'altro non mi è sembrato cattivo, però voglio dire, bisogna evitare, c'è sempre la foga di voler segnare, però bisogna stare attento, perché poi in questi casi si rischia soltanto di far male a un giocatore, e farlo tra l'altro in una partita praticamente chiusa non è proprio il massimo.
Carmelo sempre vivo. Due parole, Carmelo sempre vivo, l'abbiamo qui. Portiere del Campofranco, anche se oggi ha giocato Di Martino. Carmelo, 6-2, praticamente è funzionato tutto a meraviglia. Eh sì, portatore è andata bene. Peccato sempre per i due gol presi, una cosa che non deve succedere, soprattutto per io portiere, anche Davide. Sono contento che alla fine anche lui è andato bene, sui due gol forse poco poteva fare. Cambiamo questa vittoria e già pensiamo subito alla prossima partita. Un voto in pagella al tuo compagno, diciamo, di reparto, ovvero Di Martino, visto l'esordio, anche se sinceramente non era un esordio difficile. Sì, però per un 94 non è facile esordire, lui veniva dal settore giovanile. Sono contento per lui che ha fatto questo esordio. Comunque un 6 va bene per Davide. Speriamo di recuperare, poi anche lui sicuramente vediamo come può andare successivamente, perché il problema dell'under ogni volta è un casino. Quindi ti mantieni basso, un 6 ti vuoi mantenere basso perché vuoi che il posto deve essere tu. No, assolutamente. Ti provo. No, qua assolutamente decide il mister. Poi le scelte spettano al mister, o gioco io o gioco loro, l'importante è che Campofranco vince. Poco fa parlavamo con Emanuele che quando si vince 6-2 un mister ha pochissimo da rimproverare proprio ai ragazzi. Non penso, perché di più il mister ogni settimana vede di più le cose non positive ma quelle negative. Il fatto di aver preso anche due gol non è una bella cosa, come ho ripetuto prima. Alla fine l'ho detto, pensiamo già alla prossima partita. L'ultima domanda, quanto è importante avere tifosi come Lorenzo che vi seguono ovunque? No, Lorenzo è un grande, non c'è niente da dire, ma come tutto il resto degli altri tifosi. Speriamo con questa vittoria, non perché era l'ultima in classifica, di aver dato un giusto segnale ai tifosi, alla gente di Campofranco, e speriamo che anche la prossima partita che abbiamo a Palermo ci seguano come sempre in massa. Bene, ringraziamo Carmelo Semprevivo per aver impreziosito il commento tecnico, e anche Lorenzo che come al solito è sempre qui presente. Intanto ci immortalano e siamo pure contenti di essere appunto immortalati da Totò Giuliano con una foto ricordo che metteremo negli almanacchi nostri, nelle fotografie più belle assolutamente da ricordare, anche perché questa è una pagina storica per il Campofranco, perché non ha mai vinto naturalmente, fino adesso è il risultato appunto più più suonante, ecco, che ha avuto in un campionato di eccellenza, e penso che non sarà facile, ecco, ripeterlo. Allora, andando alle notizie che ci giungono riguardo il Sutera, sono felici, anche il Sutera è passato in vantaggio 2-1, la prima rete di Ignazio Modica, finora era stato il portiere del Sutera in assenza di Baldone, anche lui portiere di origini campofranchesi, oggi giocato in attacco, ha segnato il primo gol il suo, il secondo Calogero Randazzo, il Sutera che a sorpresa sul Real Sottano si è portato sul 2-1. Poi prima volevo dire, bellissimo il gesto sportivo di Mineo che dopo aver colpito involontariamente il portiere avversario è andato comunque a stringergli la mano, a chiedergli scusa ovviamente accettate dal portiere biondo, il portiere biondo del Terrasini, partita che comunque non ci ha regalato più, diciamo, nessuna azione degna di nota, nessuna azione particolare, con il Campofranco che adesso prova nuovamente a rendersi pericoloso, biondo in tempo arriva per primo sul pallone. Quindi, diciamo, belle notizie dal Sutera che al momento, in questo preciso istante, ovviamente ancora la partita non si è conclusa, però è prima in classifica. E torniamo quindi comunque a questa partita del Campofranco, Flavio. Assolutamente sì, diamo il benvenuto al Sutera capolista, 2-1 importante, tra l'altro fuori casa contro una diretta avversaria, ci fa contenti, anche perché Sutera e Campofranco praticamente sono la stessa cosa, quindi questo ci fa esultare. Le riprese vanno appunto sullo stesso paese di Sutera. Perfetto. Le riprese mi invitano all'attenzione, perché le riprese sono andate per un attimo proprio sulla classica montagna, diciamo, di Sutera. Mariano Cordaro, e adesso metterà la firma, ne siamo sicuri. Infatti è un gioco da ragazzi per Mariano Cordaro. Questo pallone in rete viene anche salutato con amicizia, diciamo, da biondo. Siamo contenti,
Mariano Cordaro, anche lui quindi ha messo lo zampino su questa partita, 7-2. Si torna sui 5 gol di vantaggio per il Campobranco, bravissimo Mariano Cordaro, e ad approfittare di questo lancio solo davanti al portiere, comunque un bellissimo gioco di gambe di Cordaro che ha messo completamente fuori tempo il portiere biondo che è rimasto fermo a guardare, poi ha infilato la palla in rete, non poteva essere diversamente. Bravissimo Mariano Cordaro, adesso guardate, è emblematico, arriva il triplice fischio dell'arbitro, partita completamente a senso unico che si va a concludere con un 7-2 chiaro per il Campobranco. Le reti quindi, una tripletta di Messina, doppietta di Dileo, Pane Pinto, Cordaro, la ciliegina sulla torta il gol di Cordaro, perché un gol, come abbiamo detto, per larghi tratti meritatissimo, mentre dall'altra parte bellissimo il gol di Sette Casi, ma ancora più bello quello di punizione di Giuseppe, che però hanno soltanto reso questa sconfitta un po' meno amara relativamente, perché comunque 5 gol di scarto, 7 gol presi, il Terrasini deve ripartire da una bruttissima prestazione, mentre il Campobranco è forte adesso di questa bellissima partita giocata. Una vittoria assolutamente storica questa del Campobranco, 7-2, finisce così la partita con la Cenerentola del torneo, ovvero il Terrasini. Il saluto che i giocatori del Campobranco vogliono dare alla tifoseria giallorossa, giocatore del Campobranco appunto vogliono dare alla tifoseria giallorossa, gli applausi sono tutti per loro. E anche noi da Flavio Di Castro, Emanuela Longi, vediamo l'arrivederci e naturalmente un risentirci alla prossima partita del Campobranco. Salutiamo naturalmente chi ha condiviso tutto ciò, ovvero lo staff della Web TV del Vallone, e ripeto, vediamo l'appuntamento alla prossima gara dell'Atletico Campobranco.